Se Paolo è collegato, io oltre a ringraziarlo, lascio la parola a Paolo, a te. Sì, anch'io ringrazio per l'invito e per l'interessante dibattito che c'è stato stasera. Da sempre seguiamo, no, il Festival dell'Acqua di Utilitaria, sin dalla sua nascita, se non erro proprio in corrispondenza con tutta l'esperienza referendaria. E quindi questa è un'iniziativa che si inserisce, diciamo, in quegli eventi, in quelle occasioni, per ribadire che appunto le soluzioni non sono quelle che vengono proposte in quella sede, non sono le soluzioni per uscire fuori da una crisi idrica, da un'emergenza idrica che diventa sempre più importante e grave, anche perché, se non ho capito bene, mi sembra che, diciamo, tutto il Festival dell'Acqua sia stato molto incentrato su questo aspetto. Ovvero il ruolo delle utility e quindi di questo assetto gestionale che è imperante e dominante su tutto il territorio nazionale rispetto alla transizione ecologica. E quindi il contributo che possono dare, e direi più che altro che possono dare, che possono ricevere, diciamo, dalla transizione ecologica e soprattutto da tutti i fondi e finanziamenti che vengono dati a partire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Su questo noi ovviamente ci concentriamo da tempo, rispetto a proposte alternative, e già, come veniva ricordato anche nel comunicato, insomma, nella locandina, di presentazione di questo incontro, già, la legge di iniziativa popolare, che ormai ha quasi, no, ha 15 anni, già conteneva i principi per il governo, no, del ciclo integrato delle acque, proprio nel senso della tutela quali quantitativa della risorsa. E poi ovviamente si spingeva anche sul piano più prettamente gestionale, quindi disciplinando la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico. Quindi già 15 anni fa avevamo, diciamo, in mente e avevamo l'attenzione, su quella che era appunto la tutela di questo bene. E credo che oggi questa debba essere una delle nostre priorità di percorso. Ce lo siamo detti anche nelle ultime riunioni, ma volenti o nolenti, è la dura realtà, a partire da quella di quest'estate, ma anche di quella degli ultimi giorni, che nel senso che noi abbiamo sofferto la mancanza d'acqua, soprattutto in determinate regioni quest'estate, e poi siamo passati appunto dal piangere o dal fare la danza della pioggia al piangere per i morti dovuti alla troppa ed estrema, agli eventi estremi, quindi delle precipitazioni nelle Marche. E quindi credo che questo appunto sia una delle linee e dei punti e dei temi che dovremmo continuare a sviluppare e su cui dovremmo sforzarci di continuare a creare mobilitazione, attivazione, sensibilità, sensibilizzazione e informazione. Perché appunto anche le proposte, adesso leggendo anche alcuni documenti del Festival dell'Acqua, beh, diciamo, ci si vanta di aver messo in campo negli ultimi anni una serie di investimenti, anche a livello quantitativo di denaro, e una svolta, direi, green che nessuno di noi ha mai notato e che nessuno di noi ha visto, ma neanche i dati dei vari istituti di ricerca hanno certificato, diciamo, l'imponenza di questi investimenti. Fatti in questi anni, si parla di quasi 2 miliardi di euro, in uno studio che è stato presentato proprio al Festival dell'Acqua, che diventeranno 2 miliardi e 7 al prossimo anno, proprio in azioni e iniziative volte all'efficientamento delle reti e degli impianti e alla loro digitalizzazione. I dati sulle perdite idriche rimangono impietosi, si aggirano sempre e sono superiori al 40%, così certifica l'Istat ogni anno,
E quindi diciamo che bisogna contrastare una forte propaganda anche sulla transizione ecologica legata alla risorsa idrica, che è messa in campo a partire soprattutto da eventi come questi del Festival dell'Acqua. E quindi questo direi che è strettamente connesso con tutto il tema diciamo, e gli interventi che sono stati fatti sulle grandi opere. Due casi sono stati esposti: da una parte la TAV e dall'altra le Olimpiadi, ma ne abbiamo una miriade diffuse su tutto il territorio nazionale che impattano fortemente sulla conservazione dell'acqua. E quindi questo direi che è un aspetto centrale. Dall'altra, un'altra questione che ovviamente è da sfondo anche al dibattito che avete organizzato oggi, ovvero come realizzare e continuare il percorso per la realizzazione dell'acqua come bene comune, quindi di una gestione pubblica e partecipativa. Oggi, oltre ovviamente a continuare a lavorare in questa direzione, però dobbiamo essere consapevoli di un rinnovato attacco. Lo abbiamo visto proprio in questi ultimi giorni. Avevamo sostanzialmente cantato vittoria, giustamente, legittimamente, per aver fatto far marcia indietro al governo Draghi sul DDL concorrenza, e quindi su quell'articolo 6, poi diventato articolo 8 nella conversione in legge del disegno di legge sulla concorrenza, perché non era più così pericoloso rispetto a un'imposizione di una nuova privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali e quindi compreso il servizio idrico. Una mobilitazione che abbiamo fatto nei mesi, diciamo, tra l'inverno e la primavera scorsa, che aveva raccolto dei frutti buoni, e però oggi ci troviamo a dover denunciare il fatto che attendiamo l'ufficialità perché ancora non abbiamo in mano il testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri. Ma appunto il 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto delegato, ovvero il decreto attuativo, il tema di servizi pubblici locali, e purtroppo, cosa che diciamo, non ci si doveva attendere perché non è, diciamo, consuetudine contraddire il Parlamento rispetto a disegni di legge delega, invece il Governo, in particolar modo direi il Presidente del Consiglio, hanno svilito il ruolo di questo organo, perché hanno ripristinato quelle che erano le norme che avevamo contestato e che erano state espunte alla fine dal dibattito parlamentare, ovvero il fatto che un comune che vuole mantenere oppure andare nella direzione dell'autoproduzione, quindi della gestione pubblica di un servizio pubblico locale, debba giustificare il mancato ricorso al mercato. Ecco, questa a noi sembrava una delle questioni più pericolose perché indicava indirettamente, implicitamente, una diciamo, superiorità e priorità rispetto alla scelta del mercato rispetto a tutte le altre. E quindi questo è stato ripristinato ed è un fatto grave, ovviamente, che ci preoccupa rispetto agli effetti e alle conseguenze che può avere sul settore dei servizi, ma anche perché ci preoccupa rispetto al rapporto che hanno, diciamo, istituzioni dello Stato come quelle del Governo e del Parlamento, del fatto che appunto un dibattito durato mesi all'interno dei due rami del Parlamento venga di fatto cancellato con un colpo di penna in Consiglio dei Ministri. E dall'altra, fatto ancora forse altrettanto grave, è che si arrivi a vietare la gestione dei servizi a rete, quindi anche del servizio idrico, fatta tramite aziende speciali. Quindi il modello ad oggi realmente è totalmente pubblico, possibile in Italia. Argomento e tema che non era mai stato toccato né nella legge delega né nel dibattito parlamentare, quindi diciamo è così una reale novità, quindi a conferma degli intenti privatizzatori di quel provvedimento. E quindi questa è una questione con cui dovremo fare i conti, soprattutto con il prossimo Parlamento, perché le commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimersi su questi decreti delegati, quindi sui decreti attuativi, che saranno diversi anche a partire da quello sui servizi pubblici.
E su questo dovremmo costruire iniziative, informazione, sensibilizzazione e soprattutto pressione nei confronti delle commissioni parlamentari e dei nuovi parlamentari per evitare che, diciamo, vengano mantenuti con questi contenuti e quindi questo decreto in particolare venga mantenuto con questi contenuti. E poi direi che forse sta più, diciamo, nel tema a cui ha accennato, ma a cui accennato Alessandra Agostino, ma a cui noi accenniamo, diciamo, è l'orizzonte verso cui ci muoviamo da sempre, è il fatto che l'acqua bene comune rappresenti un paradigma, e quindi, diciamo, un'alternativa rispetto al modello sociale. Anche Corrado lo ha fatto presente rispetto al percorso che stanno facendo in Emilia-Romagna, e che quindi, anche in previsione di un autunno complicato, complesso, probabilmente anche alla luce dell'esito delle elezioni, che vedrà di fatto inasprire alcune, diciamo, condizioni sociali, soprattutto se avremo un governo di centrodestra. E quindi credo che una delle questioni che noi ci dovremmo porre è rafforzare appunto la connessione, che in questo caso voi l'avete dimostrato anche con l'organizzazione di questo appuntamento, connessione con altre realtà sociali e movimenti, proprio perché, come è stato detto anche da tanti altri, abbiamo di fronte una serie di crisi ed emergenze che vanno da quella sociale a quella economica, a quella ambientale, a quella climatica, per non dimenticarci anche il tema della guerra. E quindi questa è una questione che anche noi come Movimento per l'Acqua, che ovviamente partiamo dall'acqua, però per così provare a costruire un modello sociale, economico alternativo, ovviamente dobbiamo tener presente, perché ci troviamo di fronte a un momento che definirei eccezionale, purtroppo in senso negativo, almeno rispetto a quelle che sono i nostri desiderata, le nostre prospettive, e però per questo credo che ci dovremmo attrezzare. Ecco, tenere presente sempre due punti fermi che noi abbiamo avuto sin dall'inizio del nostro percorso, lo ricordava Mariangela, no? Il nostro percorso viene da lontano, siamo sempre stati in grado di tenere insieme in maniera congiunta radicalità e inclusione, radicalità nei contenuti, nelle proposte, ma inclusione rispetto ovviamente anche a pezzi di società che possono condividere anche le nostre riflessioni, e locale e globale, perché ovviamente abbiamo delle questioni che sono prettamente legate ai nostri territori, a quelli in cui noi viviamo, alla quotidianità, ma che ovviamente si muovono all'interno di un orizzonte che va al di là anche della nostra nazione, e che ormai appunto ci vede connessi, sia rispetto alle questioni economiche, ma soprattutto anche a quelle climatiche, quindi rispetto agli impatti che hanno sulla risorsa idrica. Ecco, questo mi sembra un po' le riflessioni, non dico di chiusura e di sintesi, però anche un po' di auspici rispetto al nostro percorso e alla nostra iniziativa nelle prossime settimane, nel corso.